Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con le magiche storie sonore. Finalmente è riuscito ad arrivare un numero, prima Edicola si è degnata di mandarci un numero, è arrivato Ralph Spaccatutto. Ragazzi, bellissimo, ve l'avevo annunciato sui miei social che vi lascio qui sotto, mi raccomando andatemi a seguire se volete essere sempre aggiornati su tutte le novità del canale. Allora raga, Ralph è veramente un numero bellissimo, è un cartone animato che mi piace da matti. Poi insomma ci sono un sacco di cameo, easter egg con altri videogiochi come Street Fighter, Pac-Man, quindi veramente uno spettacolo, ci tenevo a metterlo in collezione. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i numeri che abbiamo fatto fino ad ora. Ricordo sempre, se magari ci sono nuove persone che mi seguono, è la prima volta che guardano questa serie, purtroppo io le prendo su prima edicola perché nella mia edicola non arrivano le magiche storie sonore, quindi purtroppo le sto facendo con molto ritardo e sto aspettando piano piano che arrivino tutte quante. Va bene? Ragazzi, spostiamoci sotto ed andiamo ad aprire Ralph Spaccatutto. Ok, eccoci qui, via, apriamo il nostro Spaccatutto. Allora, iniziamo come sempre dando uno sguardo alla storia. Ok, allora vediamo un po' come è stata realizzata e come sono stati fatti i disegni. Allora, magiche storie sonore, Ralph Spaccatutto. Guardate che bello, ragazzi, mi piace veramente tanto questo cartone animato. Poi comunque c'è anche, diciamo, un richiamo agli anni 80. E io sono 86, quindi non l'ho vissuti proprio in pieno. Però insomma ragazzi, questi videogiochi, queste sale da videogioco anni 90, vi assicuro che le ho vissute. Magari ecco, i più giovani sicuramente non sapranno di cosa sto parlando, però insomma sono stati veramente degli anni molto particolari. Comunque vi faccio vedere, come facciamo sempre, tutta quanta la storia. Gli diamo una rapida sfogliata e insomma vabbè, credo che l'avete visto tutti, Ralph Spaccatutto, insomma il cattivo del gioco, che poi si stufa di essere cattivo, si stufa di essere sempre maltrattato da tutti e quindi decide di abbandonare il gioco. Ok, siamo arrivati alla fine, andiamo a leggere. Giocare ai videogiochi è divertentissimo, ma per qualcuno è un vero e proprio lavoro. Per esempio Ralph è lo spaccatutto professionista di Felix Aggiustatutto, un vecchio videogioco degli anni 80. Va bene? Allora, adesso andiamoci ad aprire il nostro Ralph e vediamo com'è fatto. Devo dirvi che almeno esternamente mi è sembrato buono, mi è sembrato colorato bene, soprattutto il viso. Allora, eccolo qua, viso, bocca, sopracciglia e anche occhi mi sembrano fatti abbastanza bene. La scultura un po' così, vedete ragazzi com'è un po' piatta, ok? Sicuramente non è tra le migliori. Mi piace abbastanza anche il suo vestito, scolpito abbastanza bene, ok? Vi faccio vedere la parte posteriore. Anche i capelli mi sembrano buoni, quindi dai, tutto sommato mi sembra buono come figure. Poi insomma, se andate a guardare la somiglianza, posso dirvi che non è proprio identico, però insomma un pochino gli somiglia. Peccato il naso, secondo me il naso potevano farlo un po' più a patata e magari un po' più rosso. Sicuramente gli avrebbe dato un'identità più vicina, ok, al Ralph disegnato sul cartone animato. Comunque mi piace, va bene, devo dirvi buono. Allora, facciamo entrare in campo il Magic Box, lo accendiamo e andiamoci a posizionare sulla prima pagina. Allora, eccola qui, vediamo un po'. Pronti ragazzi? Diamo via alla magia. Bellissima questa canzone, peraltro, eh? Ralph Spaccatutto. Giocare ai videogiochi è divertentissimo, ma per qualcuno è un vero e proprio lavoro. Per esempio, Ralph è lo spaccatutto professionista di Felix Aggiustatutto, un vecchio videogioco degli anni Ottanta. Lui è il cattivo. Sono alto 3 metri, peso 291 kg, comprese le scarpe. Ho un caratteraccio. A ogni partita demolisce a pugni un intero condominio, finché non arriva Felix, che lo ripara col suo martello magico, e a fine missione riceve una medaglia d'oro.
Ralph invece finisce sempre in una pozzanghera di fango. A volte penso, però, deve essere bello di sicuro fare il buono. Sospira il gigante. Ok ragazzi, perfetto. Come sempre le magiche storie sonore ci danno un super, super effetto, veramente un super effetto magico. Ecco qua Simba, primo numero della collezione, insieme al nostro Ralph. Ragazzi, anche questo numero devo dire mi è piaciuto molto. Sono soddisfatto, seppur dispiaciuto perché ve le devo far vedere così tanto in ritardo. Però insomma dai raga, meglio tardi che mai. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like che spacca tutto come il nostro Ralph. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questa uscita e se state continuando la collezione. Sempre un commentino qui sotto. Come vi dico sempre, purtroppo io vi do appuntamento con il prossimo numero, che però non so quale sarà, speriamo che prima edicola mi rimandi presto. Però insomma sicuramente torniamo. Qui da Visio e da Ralph è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.